Vai a vedere che la colpa è soltanto di Di Marco perché l'Italia ha perso 1-0 contro la Spagna grazie ai miracoli di Donnarumma, ricordiamocelo perché poteva finire tanto a poco. Però qui c'è qualche personaggio, come al solito, che fa i nomi, parla di uno in particolare. Io non so se sia una cosa giusta o meno perché ognuno può dire la sua e adesso vi dirò la mia e invito anche a voi a scrivere qua sotto nei commenti cosa ne pensate. Però secondo me, ragazzi, se vogliamo parlare dell'Italia contro la Spagna, dobbiamo proprio radere al suolo tutto quanto, tutto il match, tutti i calciatori. E non bisogna parlare dei singoli, tranne che per Donnarumma, che è stato eccezionale. Soltanto l'autogol di Calafiori ha fatto entrare dentro la sua porta la palla, altrimenti sembrava Superman Donnarumma. Perciò, secondo me, è ingiusto quello che ha detto il signor Zazzaroni, che adesso vi andrò a leggere e ad argomentare, perché ovviamente dobbiamo anche dire il nostro pensiero e il vostro, mi raccomando. Un benvenuto a tutti dal vostro Enrico Caffarelli, che vi invita a supportare questo video con un like, con un mi piace. E ti invita ad iscriverti al canale se ancora non l'hai fatto. Ho anche un secondo canale che tratta di calcio. Ti lascio qua sotto il link in descrizione, Caffarelli Solo Calcio. Aiutami a farlo crescere. Attiva la campanella per tutte e due delle notifiche, almeno quando posto un video ti vedrai quello che ti pare. Se ti piace vederlo bene, altrimenti non lo vedi. A tuo buon cuore. Ragazzi, ma andiamo alle parole di Zazzaroni, Ivan Zazzaroni, che ha parlato a Radio DJ durante DJ Football Club. Le sue parole dopo la disfatta di partita dell'Italia contro la Spagna, ha detto: "L'altra sera mi sono sentito umiliato, anche io e anche chi sta guardando questo video e tifa Italia. Ora sento dire da tutti: mi fido di Luciano, mi fido di Luciano, ma lui non entra in campo. Non ho idea di cosa possa aggiustare, ma c'è da dire che l'altra sera ha toppato la formazione." Vabbè, ci può anche stare questo, che ha toppato la formazione. "Nel secondo tempo doveva cambiare subito qualcosa, ma mi sembra che l'ha fatto. Magari ha sbagliato a mettere Cristante e quell'altro, non lo so. Vabbè, comunque ci può stare, no? Però l'ha cambiato qualcosa. Evidentemente ha sbagliato anche quello che doveva fare di cambi nel secondo tempo. La Spagna l'abbiamo fatta diventare migliore di quello che è. La prestazione è stata così negativa che spero che questa non è la vera Italia. E anche io lo spero, come lo sperano tutti i tifosi italiani. Però andiamo al dunque. E ancora, mi ha colpito Di Marco, che è sembrato straripante, debordante tutto l'anno con l'Inter. Con la Bosnia ha fatto errori di disattenzione. La prima con l'Albania fa fare gol su rimessa laterale e con la Spagna sembrava imbambolato, trattenuto. Ecco, non capisco questa involuzione di Di Marco e dall'Italia mi sarei aspettato più coraggio." Allora, prendersela soltanto con Di Marco, secondo me è una roba ingiusta per me, poi non lo so, ognuno ha il suo pensiero. Perché dell'Italia contro la Spagna, lo ripeto, lo dico e lo ripeto, l'unico che posso salvare è Donnarumma. Perché se parliamo di laterali, a prescindere che Di Marco è abituato a giocare con la difesa a 3 e non gioca mai da terzino puro con la difesa a 4, raramente, no? Però vabbè, non potrebbe essere un attenuante. Diciamo che Di Marco ha giocato male, perché aveva al cospetto un talento fenomenale, Lamine Yamal. 16 anni, 17 a settembre, diventerà come Neymar, come Rodrigo, come i più forti che ci sono adesso in circolazione, e questo è poco ma sicuro. Ma dall'altra parte, ragazzi, io mi aspettavo che menzionasse Di Lorenzo. Ragazzi, io non è che ce l'ho con Di Lorenzo, per carità, lungi da me. Ma se tu mi vai a parlare di Di Marco, allora di Di Lorenzo che cosa devi dire? Gli scoppiava la testa. Nico Williams sembrava Cristiano Ronaldo, gliel'ha incartata Di Lorenzo.
Ma è una roba assurda, assurda, non lo prendeva mai, mai. E aveva pure paura di Lorenzo perché gli avevano detto, hanno fatto vedere un'intervista, mi dicono che stare sulla fascia di Lorenzo sarà molto difficile perché non mi farà mai passare. E meno male, passava sempre, come il coltello infilato dentro al burro. Una roba assurda, assurda. Qui non viene menzionato da Zazzaroni? Se fai l'esempio di un calciatore mi devi menzionare anche Di Lorenzo, mi devi menzionare anche... che ne so, Frattesi, no? Che magari ha giocato male ed è stato sostituito. Mi devi menzionare Pellegrini della Roma che ha il 10 dietro le spalle, dovrebbe essere il faro, il lume di questa nazionale. E lo dico da romanista, non è assolutamente così. Spero che lo diventi, per carità. Però quel 10 sulle spalle gli pesa tantissimo. Scamacca che non tocca mai una palla, non ha toccato una palla da quando è cominciato l'Europeo, ma pure prima. E da Scamacca ci aspettiamo tanto perché con l'Atalanta ha fatto vedere grandi cose. Quindi parlare dei singoli ci sarebbe da parlare, ma tanto da parlare, tantissimo. Chiesa, vogliamo parlare di Chiesa che ci aspettiamo tutti che possa farci fare il salto di qualità perché è l'unico che salta l'uomo, che ha accelerazioni, che ha dinamicismo, che ha tempra, che ha tecnica. E Chiesa non si è mai acceso, mai. I gambi, vogliamo parlare dei gambi, Cristante, che io non lo farei giocare neanche con la Roma, e invece con la Roma gioca titolare perché non ci sono altri personaggi, altri calciatori che possano stare al posto suo, perché sappiamo tutti che la mia Roma naviga in brutte acque, no? Non può fare mercato, ho postato un video prima dove mi sono anche sfogato, prima di questo, che noi invece di comprare i calciatori, di andarli a prendere, li offriamo, li diamo, li proponiamo alle altre squadre perché prima dobbiamo fare cassa e poi magari semmai comprare qualcuno, ma lo insegna Bagnez l'altro anno quando è stato venduto, poi non è stato comprato nessun altro se non che abbiamo preso Lukaku in prestito. Vabbè, ma questo è un altro discorso. Quindi secondo me Zazzaroni non spreca mai un secondo, un minuto in meno per criticare qualcuno dell'Inter, perché molti di voi che mi seguono, tifosi dell'Inter, mi hanno detto, mi hanno comunicato sui miei vari profili social, Instagram, TikTok e YouTube, anche in privato, che il signor Zazzaroni a volte e spesso, anzi spesso, non a volte, ha da criticare o l'Inter come squadra o qualche dirigente o qualche calciatore, non so per quale motivo, non me lo chiedete a me, anzi ve lo dico io a voi, magari qualcuno saprà le motivazioni per il quale Zazzaroni ha sempre un pochettino di livore nei confronti del nerazzurro. Io lo dico da sportivo, da neutrale, però secondo me fare un nome soltanto dopo la partita di Italia-Spagna persa malamente dalla squadra di Spalletti. E speriamo di rifarci con la Croazia, perché tutti tifiamo per l'Italia, assolutamente. Però, ragazzi, secondo me è ingiusto. È ingiusto, ingiustificato, anche se vogliamo un po' crudele, perché Di Marco non credo che debba portare la croce addosso per il fatto che l'Italia abbia perso. Hanno sbagliato tutti, tutti, dal primo all'ultimo, tranne Donnarumma che è stato sontuoso e ci ha evitato una sconfitta da tipo tennis 6-0, 7-1, proprio stava andando su quell'andazzo la partita, eh. Ragazzi, non so, e ragazze, non so voi cosa ne pensate, scrivetelo qua sotto nei commenti, mi farebbe molto piacere. Enrico Caffarelli vi saluta, lasciate un like, iscrivetevi al canale e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti.